Salve a tutti, oggi preparerò delle focaccine soffici. In una terrina versate 300 ml di acqua tiepida, 6 g di lievito e 10 g di zucchero. Mescolate sciogliendo il lievito. Dopodiché setacciate 500 g di farina zero e versatela poco per volta. A circa metà impasto unite 10 g di sale con un pochino di farina. Continuate ad aggregare la farina ed impastare fino a che non l'avrete versata tutta. Dopo aver aggiunto tutta la farina, unite 15 g di olio di oliva. Continuate a lavorare l'impasto fino a che non si staccherà dalla terrina. A questo punto, coprite con uno stropinaccio e lasciate lievitare per un paio d'ore. Trascorso questo tempo, riprendete l'impasto e ribaltatelo su un piano di lavoro. Stendete l'impasto con le mani e aggiungete 20 g di semi di papavero. Dopodiché lavorate bene l'impasto in modo da far distribuire bene i semi, formando nuovamente un composto omogeneo. Dopodiché copritelo con lo strofinaccio e lasciatelo riposare per una decina di minuti. Trascorso questo tempo, stendete l'impasto con il matterello con uno spessore di mezzo centimetro. Ora formate dei dischetti o con una tazzina o con un copapasta. Dopodiché disponeteli sopra una teglia ricoperta da carta da forno, copriteli nuovamente con lo strofinaccio e lasciateli lievitare per circa 90 minuti fino a che non raddoppieranno nel loro volume. Trascorso questo tempo, le focaccine saranno raddoppiate di volume, formate dei buchi al centro con le dita. E poi preparate un'emulsione con 20 ml di olio e 20 ml di acqua e poi spennellate le focaccine. Cospargetele con del sale fino. Dopodiché infornatele e cuocetele a forno caldo statico a 200 gradi per circa 15 minuti. Vi ringrazio per aver visto il video. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.